Ciao ragazze, buongiorno. Allora, ieri sera tardi ho colato gli stampi che mi sono arrivati da AliExpress qualche giorno fa, però siccome era avanzata della resina nera, ho colato anche questi due di Gea. Ok, quindi io direi di iniziare. No, questo l'ho già tirato fuori perché ero un attimino curiosa di vederlo. E è bello, dai. L'ho fatto dorato. Perché non sapevo come farlo, quindi dico vabbè, facciamolo color oro e mi piace. Poi adesso tiriamo fuori questi due timoni. Allora, tiriamo fuori questi due timoncini che non sono del tutto, diciamo che ancora morbida la resina, però vabbè, riesco a tirarli fuori. Eccolo qui. Mi è venuto bene, carino questo stampo, anche se insomma ho paura che per realizzarci degli orecchini magari è troppo sottile. Vabbè, vediamo poi. Adesso lo lascio qui, lo lascio poi asciugare del tutto. Ecco qua, vedete, è ancora veramente morbida la resina, però dai, sono venuti bene, mi piacciono e va bene, e li lasciamo qui. Perfetto, adesso voglio vedere questa qui, la coccinella. Aspettate che, ok, la coccinellina l'ho fatta tutta dorata ed eccola qui, è carinissima, bella, perfetto. Quindi la coccinella, perfetto, la lascio anche lei qua sopra. Adesso vediamo, vabbè, la tartaruga l'abbiamo già vista l'altra volta, ma mi sa che stavolta fa un po' schifo, non lo so, vediamola. Ma anzi, no. Ma anzi, è carina, è un po' stranina perché ho usato i flakes, quelli che si stendono. Quindi ho usato due colori, questo rame e questo verde. Ma è bellina, non è brutta proprio per niente. Vediamo se ci sono bolle sulle pinne, sono piccolissimissima qui. Però non è male, carina. Aspettate, sposto la tavoletta, metti a fuoco la tartarughina. Eccola qui, perfetto. È bella, sì, mi piace. Quindi lascio riposare anche la tarta. Poi mi tocca pure lo stampo. Che vedete, i flakes sono questi qui. Vedete come sono? Vedi? Vedete come sono? Questi qua poi si stendono nello stampo e. Belli. Adesso, per curiosità, voglio vedere ricordate che ne avevo prese due, una l'ho messa nel contest e l'altra ce l'ho io perché volevo proprio provare ad utilizzarla. Vediamo un po'. Ed ho utilizzato anche il pigmento olografico. Oh, bello, quello che mi è arrivato color bello, cioè, loro dicono arancione, ma è spettacolare, è bellissima, cioè è morbidissima, ragazzi. Adesso giro e la lascio così, diventa, finisce di indurire, insomma. Adesso andiamo a vedere questo, dai, tutti i pezzi di. Vediamo questa, sono curiosissima. Questa base cameo, vediamo qui, aspettate che adesso la faccio vedere. Vabbè, ci sono
sono degli eccessi che vanno tolti. Ma questa pure è bellissima. Qui ho utilizzato sempre quei flakes che si stendono e praticamente sono due colori, c'è l'oro e c'è lo stesso, diciamo, rame che ho utilizzato per fare il guscio della tartaruga. E questo, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Aspettate. Cioè, è veramente bello. Non guardare lo stampo, questi flakes si proprio si attaccano come nulla. Cioè, ma è stupendo, veramente bello, veramente bene, soddisfatta. Lascio anche lui così. Adesso la foglia la lasciamo per ultima, dai, la foglia per ultima. Adesso vediamo queste roselline, vediamo le roselline, ci sono. Le ho fatte, scusate, turchese. Oddio, quanto sono piccoline e carine. Ma che carine. Guardate. Piccole. Allora, una. Due. E tre. Tiriamole fuori tutte, così almeno. E sono 6 e le ho fatte tutte uguali. Ovviamente ci sono anche le bolle, sì, perché non sono stata lì a più di tanto a, si dice, con lo stuzzicadenti. Anche a fuoco, però non carine, dai, magari alcune si possono riprendere un po' con la resina UV oppure si vanno a limare. E niente, carine, anche da attaccare sugli anelli, sulle basi a perno, quelle piatte in acciaio, per creare degli orecchini al lobo. Ma sono belle, veramente. Sono leggermente, il colore è leggermente più chiaro di quello che voi vedete. Adesso andiamo a vedere il cono gelato. Bello, però è venuto bene. E anche il colore del cono, insomma, è venuto bello. La scritta Swiss. Bello, adesso andiamo a vedere la palla gelato. L'ho voluta fare color fragola. Così. Anche se prendevo quella un pochino più grande, insomma, era meglio. Questa è troppo fina, cioè troppo piccolina. C'era la misura da 22,5, io ho preso quella da 15. Vabbè, comunque, poi ne ho un'altra misura che già avevo un pochino più piccolina, posso provare a fare, come si dice. Poi la panna, il ciuffettino di panna, eccolo qui, quindi così, vediamo un po' se è fattibile la cosa. C'è un pezzettino che ancora non è asciutto per bene, uè. Sì, infatti, guardate, no, se no questa. Ah, questo è un altro tipo di panna, però questa qui è al lampone, l'ho fatta. Ora cosa ci sono rimaste? Ci sono rimaste, allora, questi qui di Gea, va bene, vediamo se li posso tirar fuori o sono ancora, no, ok. Oddio, con la mano stupida che sono, ecco, lo sapevo. L'ho toccati con la mano sporca di bianco, l'ho macchiato. Vabbè, comunque sono sempre strepitosi. E qui ci vado a passare poi. Aspettate, vediamo un pochino. Prendo un pennello, scusate, aiuto, ce l'ho in Africa, ce l'ho i pennelli qua.
Allora, aspettate, lo facciamo insieme. Aspettate, ci vado a passare un po' di colore. Allora, ragazze, sto finendo di passare il colore sul mandala di Gea, cioè lo stampo di Gea, in modo che una volta si è asciugato il colore vado a togliere gli eccessi di colore, e dove ci sono tutti, cioè il disegno del mandala rimane colorato, quindi bello, perfetto. Vado a fare la stessa cosa sull'altro, ok, e poi sono rimaste, c'è la foglia, sì, ciao, non vi stavo facendo vedere la foglia, va bene. Allora, adesso sposto qui, ci sono anche queste due rose, però vabbè, andiamo a vedere anche le due rose. Facciamo che vediamo prima le rose, dai, queste più grandi. L'altra volta ho fatto bianche, adesso ho fatto sempre color turchese. Vediamo un po'. Oh, ragazze, quanto è bella! Cioè, ma è bellissima! Io volevo farci un altro strato, ma mi sa che va bene così, perché è venuta anche, guardate, la solina aperta per poter utilizzare come... No, ma è bellissima! Cioè, ragazzi, è bellissima! Vediamo se l'altra è venuta bella come... No, cioè, qualcosa di spettacolare. Aspettate che... Ok. Ma infatti, vedete, io volevo riempire ancora, perché dico... come si dice... porto un pochino più a livello, però a questo modo avrei coperto anche il forellino della solina. Vediamo anche lei. Poi, ma sono, cioè, stupende, guardate che belle, cioè, no, guardate, a parte che il turchese è molto più chiaro, vediamo se riesco, ecco. Sono troppo belle queste rose. Oh, sono stupende. Mamma mia, sono bellissime, guardate. Niente, non ci fate caso, adesso sto proprio troppo belle. Poi qui, dove c'è la solina, ci si mette un anellino, ci si può mettere la monachella. E sono pronti gli orecchini. O il ciondolo, ma sono belle! No, mi piacciono troppo queste roselline. Le mettiamo qui. Ma sono soddisfatta, cazzarola. Non gli davo un soldo di che a queste, ma belle, ragazzi, belle, soddisfatta. E niente, adesso andiamo a vedere lei, la foglia. Aspettate. È bellissima anche questa, per realizzare magari un ciondolo. Ma che orecchino, no, pesa un po' troppo per farci un orecchino, però non è male per me, bella veramente. Io come al solito andrò a togliere l'attaccatura, insomma, della foglia, che tanto non mi serve. Andrò a mettere un bales, o forerò, adesso vediamo, la foglia, ed è bella, mi piace, cioè, guardate, cercavo di sfumarla, ci sono tantissime sfumature, magari non si riesce a vedere dalla fotocamera, però ci sono sempre i due tipi di flakes, e devo fare scorta. Adesso vado, guardate che meraviglia! Quindi c'è un verde più scuro, c'è un verde tendente un po' a rosa. No, è stupenda, non gli posso dire niente a questa foglia. È
strepitosa. Quindi qui io andrei proprio a essere proprio cattiva, ecco qua, tanto questo non mi serve. Bella, bella, voi che ne pensate? A me piace tantissimo. Sì. Va bene ragazze, allora questo è il mio scopriamo le creazioni con gli stampi nuovi di AliExpress e sono soddisfatta. Ragazzi, un bacione, buona domenica a tutte e al prossimo scopriamo le creazioni in resina. Ciao ragazze!